coordinatore addestrato ed esperto. Opero per conto del generale Strasse in persona. Sai cosa ti attende se non mi liberi immediatamente? Non c'è motivo di tenermi prigioniero. Se mi lasci andare subito, sarò molto clemente con te, con l'infermiera e la sua famiglia. Hai la mia parola. Salve a tutti ragazzi, io sono Fabio1397 e benvenuto in questo nuovo episodio di Wolfenstein The New Order. Vi avevo lasciato l'altro giorno che ero sceso da quella porta perché dobbiamo torturare o meno uccidere, fare qualcosa. Sono passati quasi 5 anni, non ho voglia di leggerlo, me lo leggerò poi. Sono passati un bel po' di tempo da quando... Guardate che belle manone che c'ha. Un po' di tempo da quando... non so che cosa stavo dicendo. Comunque dobbiamo torturarlo e quella sega servirà. Protezione necessaria. Cosa mi devo proteggere io? Giusto e corretto nel trattare con persone come te. Capisci chi sono? Ti converrebbe smettere ciò che stai... Devi capire, dannato pazzo, che sono superiore a quelli come te. Sicuramente. Devo colpire! Muori! Minchia, guarda quanta vita mi ha tolto. Non avevo visto che... che si era liberato. Scusate ragazzi, non avevo capito. Lascia che ti spieghi come funziona. Adesso io ti farò una domanda. Tu risponderai a quella domanda in modo che le terrò soddisfacente. In caso contrario ti taglierò la testa con questo aggeggio. Mi hai capito? Allora cominciamo. Dove tenete prigionieri i ribelli della resistenza? Io non so. Non so proprio di che cosa parli. Non c'è alcuna resistenza! Che cosa vuoi sapere? I ribelli della resistenza, dove sono? Berlino, prigione di Eisenwald. Non potrei raggiungerli. Abbiamo posti di blocco. Ti cercano, cercano te e quell'infermiera. Presto troveranno questo posto. E allora sarai tu quello in ginocchio! Mi sa che mori la taglia, veramente? No, gotowy. Jesteś przystojny chłop, panie Błaskowicz. Nie taki przystojny jak ja, ale... ma non male. Pilnuj jej. Rozumiemy się? Albo ja cię znajdę i zrobię ci krzywdę. Rozumiem. Dobrze. Więc wybieramy się do Berlina. Scusa, no, ne lasciamo perdere. Invochiamo la tua misericordia, Signore, nel nostro viaggio attraverso le scure acque. Concedici passo fermo e respiro silenzioso. Riparo dalla tempesta. Chiedo partire. È un passaggio sicuro. Lupi affamati. Alam! Mannaggia! Afferra la mano. Fermi un secondo. Prima di afferrare la mano, aumentiamo ancora l'audio perché nei video precedenti si sentiva poco. Strada non sicura. Tu uccidi i nazisti. Sì, è quello che posso fare meglio. Qui con auto. No,
stai giù! Cosa che, la cosa che so fare meglio è uccidere i nazisti. Aspettiamo qui, va bene? Uccidili tutti! Voi nazisti, attaccare i miei amici. Abbiamo un carico prezioso e un treno che ci aspetta. No, non voglio sparare ai nazisti, voglio farli stealth. Provare a farlo stealth. Nonno di Anya. Ah, ma sì, in effetti è il nonno. Ragazzi, vediamo se riusciamo a fare qualcosa di stealth. Anche se magari ho i miei dubbi, comunque, però sapete che tentar non nuoce. Allora, mi sa che l'ufficiale è qua sopra. No. Sì. L'ufficiale deve essere da questo qui, da qualche parte. Però non so dove. Dite che mi conviene salire o no? Saliamo. Tanto per allungare la longevità di questa serie. Comunque ci stiamo allontanando dall'ufficiale. Però qui sopra c'è qualcosa. Ah, c'è una... c'è roba. Che cosa c'è? Allora, così capiamo anche dove è l'ufficiale, se può, magari. Proviamo a usare questo. Siamo passati dalla vicinanza ad un ufficiale ed eccolo là. Dite che che è silenziato. Non fare rumore, non fare rumore. E neanche tu fai rumore. Non fate rumore, nessuno deve fare rumore qui. Silenzio. Ragazzi, qui cosa c'è? Allora, comandante pianifica una nuova cava. Leggerete sempre se volete, mettendo in pausa. Codice dell'enigma. Un po' esplorare un pochino serve. Tanta roba che c'è qua sotto. Cosa ho visto, Ah, qua. Non dobbiamo farci sgamare. Non me lo perdonerei per nulla al mondo! Una volta che riesco a fare quasi tutto stealth. Fanculo, parlo troppo presto. Figlio di troia, stai zitto. Porco bastardo, figlio di puttana.
perché? Ma perché? Andiamo da quell'ufficiale. Pescata. Distruggiamolo come Dio comanda. Dove sei? Dov'è l'ufficiale? Dove è andata a finire? Mi fanno incazzare quando succedono ste puttanate. Dov'è? Perché non ho due coltelli? Porca puttana, stai zitto! Ma stai zitto! Puttana Eva bastarda, muori! Mamma mia, quanto mi fanno incazzare ste cose. Speriamo che riprenda da prima dell'allarme.